Adesso direi che ci avviciniamo proprio alle posizioni più sempre più su, ultimi 7 pezzi, direi che è il turno di so se sono 7 o sono 8, non ho contato bene, questo ottavo, mezzo del settimo, comunque diciamo che il primo pezzo faccio diventare pezzo 0, comunque adesso vado col presunto settimo che pezzo presentato a Sanremo qualche anno fa da Giovanni Caccamo, Deborah Jurato, che è un bel pezzo veramente, e sul quale poi diciamo abbiamo anche scherzato una frase, una storia un po' lunga, diciamo così, abbiamo modificato una frase del pezzo, ma è una cosa che sappiamo. E mio padre, se magari mi riesco a cantare e produrre questa frase, la canto, c'è solo questa frase, con questo modo in cui l'abbiamo modificata lui. Thank you.
adesso scelta difficile, ma purtroppo devo suonare, ma sarebbe il sesto posto, quindi siamo sempre più su. Ovviamente questa è una classifica per me che non si può sapere con certezza se è la sua. Ovviamente la classifica mia anche di gusto mio in certo senso, se dipende, che comunque hanno tutti i bei pezzi. Adesso proseguo con questo pezzo cantato, questo secondo pezzo tratto da Notre-Dame de Paris, cantato dal personaggio di Frollo e quindi da Vittorio Matteucci, che è un bellissimo pezzo. Ho detto musica di Riccardo Vacciante, che è Mi distruggerai. Veramente è un bellissimo pezzo. Adesso suoniamo. Adesso siamo veramente verso la fine, verso il traguardo. Credo che, insomma,
Adesso il turno, diciamo, di questa canzone cantata da Alessandro Bono, che sbaglio a morire, 2 anni fa, Andrea Mingardi, sempre stata a Sanremo, e con un amico vicino, penso sì, anche rientri al podio, i primi 5-6, e non ha torto, diciamo, quindi sto la suonerò. Quindi siamo nell'ambito delle più, sempre secondo me, emozionanti.